Amici, amici appassionati di moto mondiale, bentornati a un'altra diretta di Moto.it. Commentiamo il Gran Premio della Catalunya, un Gran Premio della Catalunya incredibile, in Moto3 sono successe delle cose pazzesche, abbastanza lineare in Moto2, incredibile anche in MotoGP per tutto quello che è successo. Allora, per commentare il Gran Premio andiamo a Forlì, a casa di Loris Reggiani. Loris, buonasera. Ciao. Eccolo. Buonasera. Buonasera Loris, grazie di essermi ospite. Sei rosso, eh? Sei rosso in faccia. Loris. Come dicevo prima, non ho neanche bevuto. Io non so, e non sono neanche stato solo. Io non so perché quando vengo da voi, io non so, forse sono io che faccio. No, la telecamerina di questo computer che ho a casa, evidentemente mi fa diventare così rosso. Quest'altra volta userò qualcos'altro, ma vabbè, comunque vi giuro che non sono ubriaco. Beh, va bene. Spero che mi crediate. Va bene, Loris. Allora, dicevo, Gran Premio incredibile sotto tanti aspetti in Moto3, incredibile in MotoGP per quello che è successo a Fabio Quartararo. Cominciamo da lì e naturalmente volevo sapere la tua opinione. Cosa pensi di quanto accaduto a Fabio Quartararo in generale, poi entriamo più nello specifico. Non lo so, io penso solo che abbia avuto una grossa sfortuna, perché forse lui oggi poteva vincere il Gran Premio. Sì, questo. Giocarselo fino all'ultima curva, sicuramente sì. Credo che sia stata una cosa molto, molto sfortunata, che non capita mai, ma se capita in gara, sono cavoli. Ma sì, vabbè, però secondo te andava fermato in qualche maniera? No. O no? Per me no. Perché no? Questo adesso bene, che così discutiamo subito, Loris. Perché non dava nessun fastidio agli altri, era solo un problema suo, e credo che dalla condotta che poi ha avuto in gara da quel momento in poi abbia dimostrato di non aver tirato al limite, quindi di essersi tenuti quel qualche decimo, e comunque è una responsabilità sua. Se si sentiva tranquillo di poter continuare, ha fatto bene a continuare, e secondo me nessuno poteva mettere in dubbio la sua buona fede, e comunque non poteva entrare nella decisione di fermarlo oppure no. Ecco, un conto è se una moto o un pilota sta perdendo un pezzo che può creare problemi ad altri, ma in questo caso l'unico problema poteva essere suo se lui cadeva, ma l'unico problema che poteva avere se cadeva era di scorticarsi, perché non è che uno muore perché non ha quel millimetro di pelle di pelle di canguro che gli copre la pelle. Magari si faceva una bistecca grande come tutta la pancia e doveva soffrire un po', ma non la vedo. Anzi, per uno sport così, pensare di dover fermare uno perché gli si è aperta la tuta mi sembra molto ipocrita. Ah, ecco, vedi, io allora appartengo alla categoria degli ipocriti, Loris, perché secondo me è stata una responsabilità pazzesca che si sono presi la direzione gara, gli steward panel, poi dopo lì c'è da discutere su chi avrebbe dovuto intervenire. Vuol dire, se lui fosse caduto, secondo me si sarebbe fatto molto male, non solo una bistecca, o no? A me, questa è la mia opinione, naturalmente. Non lo so, può darsi, ma cosa gli potrebbe essere successo che non gli sarebbe successo con la tuta? Perché rompersi delle ossa devi prendere un colpo secco. Per romperti un osso devi prendere un colpo che non è, come dicevo prima, 2 millimetri di canguro che ti salva, no? È al massimo l'abrasione. Io ci vedo un'abrasione lì, però, ripeto, non mi fossilizzerei su quello, tanto, cioè, quello che mi viene da pensare è che se prendi delle decisioni importanti come fermare un pilota in questo caso, allora bisognerebbe anche pensare di andare a misurare il limite di velocità sui curvoni e dire se superi 255 in questo curvone, che secondo noi è il limite della velocità massima, vuol dire che sei responsabile, ti fermiamo e ti diamo bandiera nera. Ecco, è quello che voglio dire. Non mi sembra che in uno sport così si debbano sanzionare delle cose così, se non si crea problemi per altri. Io ho corso, poi è vero che sono altri tempi, però
Un paio di volte mi si è rotta la leva, il filo della frizione, diciamo così, su un due tempi, e tutti sappiamo cosa può succedere se si grippa un due tempi e se non hai la frizione da poter tirare. Mi sono preso la responsabilità di pensare se valeva la pena andare fino in fondo e rischiare un grippaggio e quindi un bel botto, oppure se fermarmi. Devo essere sincero, su due volte che mi è capitato, una volta ho finito la gara, l'altra volta ho deciso di fermarmi prima perché non me la sentivo. E credo che queste siano cose che deve decidere il pilota, perché è la propria pelle. Come deve decidere un pilota a che velocità deve fare un curvone? Ok, ho capito il tuo concetto, però allora Lolis, ti faccio questa domanda, allora, che mi interessa in prima persona. Allora, io so che il tuo bimbo, come il mio, vanno a girare con le mini moto. Se lui entra in pista e ti dice, vado con la tutta slacciata perché l'ha fatta anche Quartararo, io trovo un esempio che non puoi dare a un ragazzino che va in pista. Questa è la mia opinione, naturalmente, però. No, aspetta, questo però non è un esempio. Quello che ha dato Quartararo non è un esempio. Lui non ha fatto vedere che siccome aveva caldo si è tirato giù la tuta e ha fatto il figo. Cioè, lui ha detto chiaramente, ho avuto un problema. Il bimbo di 8 anni che capirà che quello è stato un problema e che non si va in giro. O se non lo capisce da solo, glielo fai capire tu che sei suo padre o io che sono suo padre. In qualche modo, cioè, non è un pilota, non è uno che va in giro. Allora, voglio dire, secondo me, allora è stato peggio vedere Nicky Hayden che ha fatto il giro d'onore senza casco, da quel punto di vista lì, quando ha vinto il mondiale. Vabbè, Se però me lì la va, metti però su questo, andava. su questo piano, no? Sì, No, allora. non voglio dire che ha sbagliato, cioè, no, io non volevo No. sanzionare No, ho capito perfettamente. Ho capito perfettamente, Lodi, sul tuo discorso, però c'era anche da dire che lui lì andava a 10 all'ora e festeggiava una cosa. Quartararo è rimasto in gara a giocarsi la terza posizione. È un po' diverso, no? Ma non è, sì, però ripeto, non ha voluto, non era un insegnamento quello lì, non era un insegnamento. Scusa, allora andiamo ai sorpassi di Marquez? No, va bene, aspetta. Se vogliamo parlare di insegnamenti, andiamo alle sportellate se vogliamo parlare di insegnamenti. Cioè, c'è molto altro prima della tuta aperta di Quartararo. Ok, intanto, vabbè, i commenti, come puoi ben immaginare, si spaccano in due, esattamente come siamo spaccati in due io e te. Siamo in due io e te, cioè chi è dalla mia parte, chi è dalla tua, ovviamente. C'è chi capisce, Ma ho ragione io, Loris, ovviamente. Ecco, va bene. Allora, abbiamo capito comunque la tua opinione su questa cosa qua, però allora entriamo nel merito di quello che è successo dopo. Allora, intanto ti dico che sul regolamento c'è proprio un punto del regolamento che dice che i piloti devono avere un kit, anzi due kit ad ogni Gran Premio, formato da casco, ovviamente, tuta, stivali, guanti, paraschiena e paracostole. Ok? E poi nel paragrafo Quindi il successivo paracostole è obbligatorio? è obbligatorio, certo, e nel paragrafo successivo c'è scritto che tutto l'abbigliamento va indossato in ogni turno di prove, in gara, insomma, va sempre indossato, ok? La cosa incredibile è che, come sempre, il regolamento della MotoGP, ogni volta che salta fuori un problema, si scoprono delle cose sbagliate. Non c'è scritto cosa succede se non porti una di queste cose. Cioè, non c'è scritta la sanzione. Hai capito? Allora, sei obbligato a portare tutte queste cose qua. Ma se non ne porti una, cosa succede? Non si sa. Non c'è scritto sul regolamento, no? Quindi non è come in. In questo caso però, per spezzare una lancia, avrebbero dovuto anche scrivere cosa succede primo se non te lo metti prima di partire dalla gara, poi se te lo togli durante la gara, perché qui in questo è il caso, se te lo togli durante la gara, sempre che se lo sia tolto volontariamente, che non gli sia uscito per l'aria, insomma, io non, questo non lo so, lo può sapere solo
No, allora ti dico poi cos'è successo. Allora, vabbè, ci sono stati due case che sono state Ducati e Suzuki, che come sempre succede in questi casi non hanno fatto reclamo, perché sai che nella MotoGP fare reclamo è una cosa vietata, no? Se tu pensi di aver ragione, io credo che fai reclamo, ci metti i soldi, poi se hai ragione te li ridanno e se non hai ragione perdi. Fanno una segnalazione sull'interpretazione del regolamento e alla fine è stato deciso che, siccome Fabio Quartararo, secondo lo steward panel, si sarebbe aperto volontariamente la tuta, non so per quale motivo, per togliersi il paracostole, perché magari aveva problemi alle braccia operate in passato, non lo so. Comunque, secondo loro, si è aperto volontariamente la tuta e si è tolto questo affare. E questo è stato evidente che se l'è tolto in maniera volontaria, perché dice lui che con la pressione dell'aria gli andava, no, sotto il collo, gli dava fastidio, e se l'è tolto. E siccome non aveva più questo paracostole, è stato penalizzato di 3 secondi. Quindi, da quarto posto, ricordiamo che lui è arrivato terzo al traguardo, era stato penalizzato di 3 secondi per aver tagliato la prima chicane, e quindi era retrocesso in quarta posizione. Poi ha preso un'altra squalifica, un'altra penalizzazione di 3 secondi ed è retrocesso al sesto posto. Allora, io trovo tutto assurdo, nel senso che perché 3 secondi? Vuol dire, perché 3 e non 10, non 15, non 20 e non 50? Perché non la bandiera nera? O perché niente? Hai capito cosa voglio dire? Cioè, mi sembra tutto troppo discrezionale. Però questo su questo ci siamo abituati da anni. Personalità dell'interpretazione del regolamento e delle sanzioni siamo abituati forse da decenni, un paio di decenni, da Sì, ma quando continua a essere sbagliato però, o no? li fa la donna, cioè li fa la FIM e poi comunque li applicano insieme. Il regolamento è sempre più fumoso proprio per essere interpretato a discrezione, perché i due pesi e due misure ormai non bastano più lì dentro, ci sono 10 pesi, 10 misure o 20 pesi e 20 misure in base a chi commette cosa. Perché io, dopo questi 6 secondi di penalizzazione a Quartararo, vorrei anche vedere un centinaio di secondi di penalizzazione a chi era a Costa nella Moto3, che ha chiuso il gas, colpo, Aspetta, cioè. adesso a quello ci arriviamo, quello ci arriviamo perché è un'altra vicenda veramente incredibile. Sì, a quello ci arriviamo. No, ma infatti comunque non ha senso questi 3 secondi, fargli perdere 2 posizioni perché due, non tre, non ha senso. È lo stesso discorso del punto a Valentino Rossi nel 2015, un punto una volta, 3 punti l'altra volta, così diventano 4 e così devi partire l'ultima gara, cioè non si sa, senza sapere prima perché, per quanti punti bisogna dare a che cosa. Poi, beh, prima è stato un calcio, poi no, non è stato un calcio, insomma, tutte queste robe qua, ma a questo ci siamo abituati, cioè ormai ci dovremmo aver fatto l'abitudine. Va bene, Io sì. Non sopporto è un regolamento di questo tipo, ecco, un regolamento di questo tipo che mi dice anche che devo usare il casco, per esempio, che devo usare la tuta. Certo che uso il casco e uso la tuta, scusami, cioè, e poi mi aspetto che fra un paio d'anni ci sarà anche il quante volte devo andare in bagno, se sono Valentino Rossi, se sono Marc Marquez o se sono Quartararo. E se ci vado Sì, una perché poi volta in più, cambia. mi aspetto almeno 3 secondi di penalizzazione. Ah, perché poi cambia, se vai in bagno Valentino, se vai in bagno Assolutamente, Petrucci, cambia. assolutamente. Cioè, poi dopo uno può Cambia. portare anche dei certificati medici, cioè se uno ha la dissenteria, gli verrà permesso di poterci andare almeno una volta in più, spero. Senti, ti ricordi, ti viene in mente qualche d'un altro con la tuta aperta nel motociclismo moderno? Perché magari 50 anni fa, magari succedeva di più, non lo so. No, non mi viene in mente. No, l'unica cosa la curiosità che ho è come mai non si è aperto Come mai? Aspetta, ho perso Loris, con naturalmente. un colpo. Scusami, Loris, ti ho perso. Come mai non Senti? si è aperto? Sì.
Sì. L'airbag? No, Ah, e probabilmente allora c'è l'ho un chiesto. problema. Credo che con una, pensavo che con una esplosione così forte come il vento che apre la tuta, eccetera, pensavo, temevo che una complicanza potesse essere anche quella che si apre l'airbag, che poi dopo ti impedisce anche di guidare. Sì, no, l'ho chiesto, siccome naturalmente ho avuto lo stesso dubbio anch'io, l'ho chiesto ai responsabili della Alpinestas, che tra l'altro sostengono loro che al momento non hanno trovato niente di anomalo nella tuta, tanto è vero che ricordiamo che Quartararo, quando ha tagliato il traguardo, poi dopo si è tirato sulla cerniera, è riuscito a tirare sulla cerniera e ha chiuso il giro con la cerniera. Con la cerniera chiusa. Ecco, secondo l'Alpinestra al momento non hanno riscontrato nessuna anomalia. Naturalmente la tuta adesso va nei laboratori dell'Alpinestra, verrà analizzata in ogni dettaglio, ma al momento non hanno trovato anomalie. Per quanto riguarda l'airbag, ho chiesto proprio come mai non si fosse azionato e mi hanno detto che dopo. Ti ricordi che all'inizio scoppiavano gli airbag anche se magari uno frenava molto forte e gli succedeva? Ecco. Da quell'esperienza hanno cambiato i sensori, hanno modificato i sensori, hanno migliorato il sistema elettronico. Insomma, ci sono dei sistemi che impediscono proprio che l'airbag scoppi se alla tuta succede un'anomalia, anche non prevista come in Sì, no, questo caso. evidentemente hanno fatto un grandissimo lavoro, un gran bel lavoro, perché davvero il fatto che non si sia aperto in una condizione del genere significa che si apra comunque quando serve, significa Sì. che cavolo, si sono andati avanti molto. Bravi. Assolutamente. Comunque, ecco, a me non è venuto in mente nessun altro caso di questo genere, mi è venuto in mente solo quando Tetsuya Harada nel 1997, con l'Aprilia 250, perse la visiera del casco. Ah sì. E ti ricordi? Non so se te lo ricordi, dovette rallentare. Non mi ricordo se finì la gara molto indietro o se addirittura si ritirò, però insomma fu qualcosa di No, non sono eclatante. sicuro, non sono certo nemmeno io, ma credo che si ritirò. Sì, credo che si ritirò. E poi insomma, quello fu anche quello determinante per la perdita del suo mondiale, che lo vinse. Biaggi con la Honda quell'anno. Allora, caro Loris, devo dire che mi hai un po' sorpreso comunque con la tua teoria. Meno male che almeno si discute, insomma. A me mi sembra molto, molto giusta la mia teoria. No, ma certo, se no non la dicevi. Però, insomma, ripeto, a me non sembra una bella immagine di questo che va in giro con la tuta slacciata. Boh, non lo so. No, ma è, però è ovvio che lui non voleva andare in giro con la tuta, Certo, certo. cioè, è talmente ovvio perché, che è quello che non capisco. Perché sanzionare uno per una sfiga? Perché questa è stata in realtà. Lui invece di vincere il Gran Premio, molto probabilmente, di vincere il Gran Premio molto probabilmente, invece è arrivato terzo, poi dopo è stato, vabbè, no, è quarto, perché comunque quel taglio di chicane, sì, anche per quel problema lì ha tagliato la chicane, Certo. in qualche modo. Quindi, cioè, voglio dire, lui voleva tutto tranne che fare gli ultimi due giri con la tuta aperta. Ha avuto una sfiga, appunto, buona, secondo me ha fatto proprio anche una figuraccia a quelli dei team che sono andati a reclamare. Già dovevano essere contenti No, perché non successo. hanno reclamato Lollis, No, no, hanno fatto una segnalazione, perché assolutamente. Allora, invece, parliamo anche del caso della Moto3, che secondo me, su questo invece siamo d'accordo, io credo, perché quanto fatto da Jeremy Alcoba nel T4 del penultimo giro. Allora, ricordo, intanto, sono arrivati alla 10, erano un gruppo di 15 piloti, come al solito, nella Moto3. Acosta ha provato ad attaccare Alcoba alla 10, Alcoba ha fatto una staccata da paura, è rimasto davanti, quindi bravissimo. Poi però, quando sono arrivati alla 12, 13 e 14, ha platealmente rallentato, si è alzato, ha guardato a destra, ha guardato a sinistra, questo con 14 piloti alle sue spalle, hanno rallentato tutti, poi si sono lanciati sul rettilineo e sul rettilineo è successo di tutti, sportellate, cambi di traiettoria, destra, sinistra, sono entrati in 5, 6, 7, 8 nella curva, ma quello poi era inevitabile. Tutto questo, è stato giudicato regolare. Io lo trovo
sinceramente scandaloso. Cioè, dopo che abbiamo detto che è irregolare, abbiamo detto che dal regolamento è irregolare quello che ha fatto Quartararo, invece è regolare quello che ha fatto il Cobb. Allora, io mi ricordo, perché ero il suo manager, che nell'89, se non so se non ricordo male, 98, scusate, 89 era troppo presto, nel 98 nel 99, ecco, adesso finalmente ci sono arrivato, Marco Melandri è stato sanzionato con 12.000 euro di multa, 12 milioni all'epoca forse, probabile. Scusa, 12.000 franchi svizzeri, ecco. Perché aveva rallentato platealmente all'ultimo giro al Zamora per cercare di far arrivare qualcun altro per poter vincere un mondiale che invece poi ha perso per un punto. La dicitura che c'era scritta dalla FIMO, dalla Dora, non so chi l'ha scritta, di solito è la FIMO. La FIMO. Era che il problema era stato riscontrato nel rallentamento troppo vistoso del pilota, non del tentativo, come avevano detto altri, di buttare fuori, che non era vero. È vero, me lo ricordo anch'io adesso. Me lo ricordo anch'io. Allora, adesso. Perché aveva rallentato, aveva cercato di rallentare un altro pilota, e quindi Alcoba non l'ha fatto, non l'avrebbe fatto oggi? Porca miseria, altro che se l'ha fatto. Mamma mia. Invece di uno erano poi 15 probabilmente, però assolutamente. Io per quanto riguarda la situazione della Moto3, dopo quello che ho visto oggi, mi è venuto da pensare a quando c'erano 12 gran premi, 5 categorie, e in molti gran premi mancava una categoria a turno, magari una volta mancava la 125, una volta mancava la 500, altre volte mancava la 350. E mi viene da dire che su dei circuiti dove hanno un rettilineo così lungo come quello di Barcellona, come quello del Mugello, la Moto3 non dovrebbe andare a correre, perché non c'è modo di evitare che loro si imbranchino e che cerchino le scie o che facciano zigzag durante tutto quel rettilineo. Perché un rettilineo così lungo con la scia, per loro la scia è troppo importante. E su quei circuiti lì è un problema. E per quanto riguarda le qualifiche, invece, visto quello che succede da sempre in Moto3 e quello che succede ultimamente anche in MotoGP con piloti che si attaccano dietro a tutti i costi, credo che l'unica alternativa a questo punto sia la Super Bowl. Sì, assolutamente. Allora, per quanto riguarda la Super Pole, è chiaro che quella sarebbe la soluzione per le prove. Per la gara è certo che non andare a correre in certi circuiti diventa un po' complicato a livello organizzativo. Io ho un'opinione che va un po' controcorrente, Loris. Allora, molti dicono che le Moto3 vanno troppo forte. Secondo me vanno troppo piano, invece. O perlomeno con questa limitazione a 13.500 giri che hanno imposto dal regolamento, e dopo hanno freni, ciclistiche, gomme che gli permettono di andare molto più forte di quello che permette la limitazione del motore, e quindi questo li raggruppa tutti. Non so se è un delirio mio. No, hai perfettamente ragione, sono troppo adesso. Forte o piano forse non è neanche tanto importante, troppo forte o troppo piano. Sicuramente queste limitazioni le hanno pareggiate, le moto vanno quasi tutte uguali, non ci sono, ma questo succede anche alla MotoGP, non ci sono più differenze importanti fra una moto e l'altra, non c'è più la possibilità di quello che trova i 500 giri in più, quindi fa la differenza come succedeva tempo fa, per cui le gare sono più belle ma sono anche ovviamente molto più pericolose, però credo che se vuoi la spettacolarità devi tenerli così, se vuoi la sicurezza devi tornare un po' indietro a livello di regolamento e lasciare più liberi le case. Anche se, devo essere sincero, alla fine le case sono due, Honda e KTM, per cui lasciale pure libere, lasciale pure andare più forte anche di 30 km all'ora, ma ci sarà sempre la metà delle moto che vanno tutte uguali, e quindi invece di essere tutte allo stesso livello ce ne sarà solo la metà, ma cercheranno comunque la scia lo stesso. Senti Loris, allora, come ti ho detto, ci sono
un sacco di commenti pro e contro, ma ne leggo uno solo di Atomi, perché dice: le opinioni di Reggiani sono ordinate come la sua scrivania. Quindi, mi faceva ridere questo commento. Allora, va bene, dopo questa lunghissima e doverosa premessa, vado a leggere la classifica della MotoGP. Chiedo a Luciano Lombardi, che come sempre ci assiste in regia, se può metterla in sovraimpressione. Io me la vado a leggere più grande, perché appunto non la vedo così. Oliveira primo con la KTM, Zarco è arrivato in scia 175 millesimi, dopo le penalizzazioni Miller terzo, Mir quarto, Maverick Viñales quinto, Fabio Quartararo sesto a 7 secondi 815, ricordo che ne ha presi 6 di penalizzazione. Quindi Bagnaia, Binder, Morbidelli, Bastianini decimo, abbiamo Luca Marini dodicesimo e Lorenzo Savadori quindicesimo. Sono caduti tra gli altri Valentino Rossi, Aleix Espargaró, Marc Márquez, Danilo Petrucci e Paul Espargaró. Allora, prima Loris, un tuo commento generale sul Gran Premio, poi entriamo nello specifico. Non ho un commento, in che senso? Non è stato un gran premio, però vedere una KTM là davanti che lottava per vincere con Quartararo mi ha favorevolmente sorpreso, anche se nelle prove aveva dimostrato di poter andare forte, ma non così tanto. Ecco, ma ti ha sorpreso questa KTM che è stata così brava a reagire dopo un inizio di stagione che è stato veramente disastroso? Moltissimo, mi ha sorpreso moltissimo, perché evidentemente sono stati fenomenali a capire cosa non funzionava e sono stati altrettanto fenomenali a far sì che tornasse a funzionare. C'è da dire una cosa però, che in effetti da qualche anno a questa parte arrivare decimo non è più, non vuol dire più prendere 60 secondi. Arrivare decimo vuol dire alla fine del Gran Premio forse prenderne 7-8. Aspetta, oggi il decimo, oggi il decimo che Bastianini ha preso 19, però in altre gare è così, Sono comunque pochi per un'undicesima posizione. Mm-hmm. 19 secondi in un Gran Premio da quanti giri? 26 direi, 24. 26, diciamo anche che Bastianini è arrivato decimo perché comunque davanti ci sono state un po' di defezioni. Vero. Però è poca la differenza fra vincere o comunque lottare per la vittoria e dover invece lottare per settimo, ottavo, nono posto, per cui forse basta poco per tornare dalla brace alla situazione un po' meno calda. Ma è un motociclismo che ti piace? Sì, belle gare, sono belle, sì, mi piace. Okay. Non mi piace tanto questa altalenanza di risultati, vedere una moto che una volta è davanti, l'altra volta è troppo indietro, però non è... Però è più appassionante, sicuramente più appassionante. Beh, ecco, però ci si appassiona meno al campione. Non c'è più il campione. Da quando si è fatto male Marquez non c'è più quello che vince sempre, a prescindere. No? Quest'anno fa un po' da padrone, però l'anno scorso, per esempio, tutto l'anno scorso è stato un chi vincerà oggi. Poteva vincere quasi anche, cioè dal primo all'ultimo potevano vincere tutti, no? E il fatto che abbia vinto il mondiale è stata una sorpresa per tutti. E non c'è tanta gente che sia stata contenta del fatto che questo mondiale abbia, che il mondiale del corso l'abbia vinto Mir, nonostante sia stato bravo, costante, abbia vinto un gran premio, eccetera. Non c'è tanta gente che dice sì, l'ha vinto quello che lo meritava, no? O mi sbaglio? No, vero. Questo è un po'... Beh, però secondo me Loris quest'anno... La rovescia della medaglia, questo sì.
Però quest'anno mi sembra che i valori siano un po' più stabili, nel senso che Quartararo è un po' il dominatore, poi una volta. La Ducati c'è sempre, grosso modo, la Yamaha anche, sì, è vero. È vero, adesso è tornata però su anche la KTM, poi vediamo. Sì, è quella KTM che ha fatto un po' di bassi all'inizio e adesso insomma torna a essere alto, ma magari da qui in avanti la vedremo sempre, sempre lì davanti. Insomma, Sì, questa è. è vero, però c'è sempre anche la Suzuki lì Assolutamente. davanti. Poi dopo fa più fatica dell'anno scorso perché essendoci sempre un dominatore, essendoci sempre un pilota che c'è sempre là davanti, fa più fatica, farà più fatica a vincere il mondiale quest'anno mio. Senti, a proposito della Suzuki, e dopo torniamo davanti alla Suzuki, allora molti dicono, si sente che manca Davide Brivio al box. Tu lo pensi anche tu? No, nel senso che io sono sempre stato convinto, sono sempre stato convinto che alla fine le gare e i mondiali, se c'è uno che, poi magari mi sbaglio, sicuramente ho delle idee che non vanno in linea con quelle, però alla fine sono quelli che fanno le moto e quelli che le guidano. Il manager, se io l'ho sempre visto, il manager, il team manager, l'ho sempre vista come una figura di contorno che deve far andare bene le cose, che deve far star bene la gente dentro al box, che deve scegliere i piloti giusti, cosa che Brivio ha fatto quando ha preso Mir e Rins, evidentemente. Ma poi il risultato finale, che ci sia Brivio, una volta che la Suzuki ha vinto il mondiale l'anno scorso con quei due piloti lì, e con quella moto lì, che ci sia Brivio o che non ci sia Brivio, io non riesco a vedere. Brivio o chiunque altro fosse, Sì, chiaro, chiaro. io non riesco a vedere che sia lui il fautore della vittoria dell'anno scorso e quello che manca quest'anno perché se l'anno scorso Quartararo continuava col trend iniziale che aveva avuto all'inizio, quello che ha quest'anno, voglio vedere se Brivio l'anno scorso con Mir vinceva il mondiale, non ci credo mica. Certo, ah, sì, assolutamente condivisibile. Senti, invece in Ducati come vedi la situazione? Allora, ricordiamo che in classifica generale abbiamo, se non ricordo male, vado a memoria, Zarco, Miller e Bagnaia uno dietro l'altro. Cioè, ci sono comunque tre Ducati abbastanza vicini adesso a Quartararo perché con le varie penalizzazioni adesso il vantaggio è di 14 punti, se non sbaglio, su Zarco. Come la vedi la Ducati tu? Fenomenale, quest'anno fenomenale. Più che in Non passato? mi ricordo, non mi ricordo da quanto tempo, o forse no, mai una Ducati con così tanti piloti sempre là davanti su tutti i circuiti. Vero. Adesso sono curioso di vederla al Sachsenring, però, se anche lì riusciranno a stare davanti. Quello credo che sia proprio la prova del 9 finale. Certo, però voglio dire, un circuito ci sta, un circuito ci Certo, sta, no? sì. Ma cavoli, tanto di cappello. Dopo, per carità, ci sono state delle gare dove mi aspettavo che dovessero fare primo, secondo, terzo, invece non hanno neanche portato a casa la vittoria. Però questo Quartararo è duro da battere, eh. E tra i tre piloti Ducati ufficiali, Zarco, Miller e Bagnaia, quali sono? Chi si Io può? da italiano ovviamente dico Bagnaia tutta la vita e poi Zarco. Miller lo tengo un po' per ultimo. Zarco mi è sempre piaciuto, uno che ha vinto due mondiali nella Moto2 come li ha vinti lui, secondo me non può essere una pippa e prima o poi sarebbe dovuto venire fuori, lo sta facendo, bravissimo. Eccomi. Miller invece purtroppo quest'anno forse un po' meglio del solito, però anche quest'anno qualche errore di troppo l'ha fatto, insomma. Scusami, Lori, ti ho perso un attimo perché mi è saltata la connessione. Chi ha fatto qualche errore di troppo? Miller anche quest'anno, nonostante si sia comunque migliorato da quel punto di vista, qualche errore di troppo l'ha fatto ancora. Sì, però ad esempio, secondo me,
Ha sbagliato sicuramente in Qatar, poi aveva questi problemi comunque al braccio ed è caduto a Portimão, però da lì in poi dopo mi sembra che abbia svoltato, non solo perché ha vinto 2 volte, ma ad esempio al Mugello che era un po' in difficoltà comunque ha portato a casa un quinto posto se non sbaglio. Oggi che non era messo benissimo comunque è salito sul podio, quindi mi sembra che da quel punto di vista lì stia crescendo Mille. Però quinto al Mugello con una Ducati non è un gran risultato, secondo me. E le due gare che ha vinto, una l'ha vinta perché ha avuto grossi problemi con Quartararo, Certo. l'altra l'ha vinta, è stato bravissimo sul bagnato di Le Mans. Sì, lì è stato bravo. Ok, allora volevo parlare con te di Marquez che è caduto all'ottavo giro mentre credo era settimo e Marquez poi ha dichiarato: sono stati i miei migliori 7 giri da quando sono tornato dopo l'infortunio. Oggi ho di nuovo Marquez. Qual è il tuo giudizio? Che il vero Marquez sarebbe stato là davanti. No, 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 io non l'ho visto il vero Marquez. Il vero Marquez avrebbe tirato su quella scivolata davanti, di ruota davanti invece di cadere, appoggiando il gomito come faceva di solito. Non ha, no, mi sembra di vedere un pilota che ha perso di colpo la magia. Non so se. Cioè, lui ha vissuto in una bolla, in una bolla magica per 10 anni, 12, non so quanti, perché gli andava sempre tutto bene, gli è sempre andato tutto bene, per carità, non è che io gli voglio. Cioè, No, è però chiarissimo. fin Cadeva troppo, 22-25 volte a stagione. fin troppo. E poi recuperava delle cadute già fatte, insomma, delle cose mirabolanti. Adesso. Invece, oggi l'ho sentito addirittura criticare la Honda, cosa che non gli avevo mai sentito fare da mai. No, beh, sì, allora è da tutto il weekend che dice: anche se io fossi in forma, non potrei vincere come facevo nel 2019. Ha detto, mi sembra venerdì, e poi sabato e domenica. Comunque, siccome poi tutti gli chiedono, ma comunque sei caduto e tu eri comunque il primo pilota Honda, tutti gli altri sono indietro, cadono tutti, quindi ci sono delle difficoltà. E io credo che nemmeno lui possa nascondere queste difficoltà evidenti, giusto? Rob, No, o no? però è vero, ma noi tutti credo che abbiamo sempre detto che negli ultimi anni la Honda riusciva a guidarla solo lui e che la Honda non era una moto vincente, ma che la faceva vincere Marquez, perché gli altri piloti comunque cadevano continuamente, perché gli altri piloti arrivavano decimo se andava bene, prendevano 2 secondi a giro da lui e abbiamo sempre detto, fa un po' come faceva Stoner quando era in Ducati, che quella Certo. moto era una moto molto performante, ma bisognava saperla guidare e per guidarla ci voleva quel pilota lì, quel personaggio lì. Adesso, secondo me, la Honda, guardando gli altri piloti Honda, non mi sembra che questa Honda sia peggio di quella dell'anno scorso o di quella dell'anno prima. Questo voglio dire. Per quello Ok. che dico che Marquez non mi sembra il Marquez che era prima, anzi, ne sono certo. Beh, ma non lo è fisicamente, però, o anche mentalmente, secondo No, 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 no. te? Infatti, beh, per quello che dico, quando lui dice io sono il Marquez di prima, no, non ci credo. No, ma infatti lui ha detto soltanto che oggi si è sentito il Marquez di prima, ma lui lo diceva più come mentalità, secondo me, come voglia di provare a Sì, vincere o comunque a fare probabilmente. bene. Perché, scusa, Alemán non hai visto un Marquez che aveva la mentalità Ah, di altro che, altro che. vincere. Sì, forse io invece lo vedevo più alle prime gare. A Jerez, per esempio. Ho Sì, visto il senti. Marquez di prima. E invece su quanto accaduto ieri in qualifica e che era già accaduto settimana scorsa al Mugello, tu che interpretazione dai? Finché si può fare. L'interpretazione è che è troppo sfacciato, troppo. Cioè, allora io dico questo, che quando uno fa il giro della morte perché ha un giro secco o al massimo due,
per fare il tempo. Quando tu fai il giro della morte, sai che butti il cuore oltre all'ostacolo. Non è una gara, un giro secco, non è una gara. Quindi sei al limite sempre, dal primo centimetro all'ultimo centimetro di quel giro lì. Sapere di avere uno dietro, vicinissimo, che può commettere un errore come te, perché anche lui, addirittura lui è oltre, è ancora più oltre il limite di te, perché ha bisogno della tua scia per copiarti e per cercare di fare il tempo che da solo non riuscirebbe a fare. È disarmante a livello di concentrazione, perché tu stai tutto il giro col culo stretto pensando che questo da un momento all'altro possa sbagliare la staccata e centrarti. È una cosa molto brutta da vivere. È chiaro che poi uno come Miller se ne frega. Perché magari è, passatemi il termine, è ignorante come un Come un motociclista. trapiano di quelli di una volta, e quindi fa il tempo lo stesso. Ma voglio vedere se Marquez avesse fatto 2 centesimi meglio di lui e quindi che lui fosse rimasto fuori dalla Q2, se era poi così sorridente e si gli chiedeva ancora dammi i soldi. O se invece cominciava a lamentarsi. Come è successo a Vignales l'altra settimana. Perché è chiaro che un po' di concentrazione uno attaccato al culo te lo porta via in quel giro che dove devi essere invece completamente da solo con te stesso, con la tua moto. Poi, detto questo, siccome si può fare, amen, cioè non c'è niente da dire, però fare una roba così palese, passare dentro i box, seguirlo, cioè. Una roba che stavo parlando di quello di Vignales della volta scorsa, ovviamente. Ma ecco, e qui torno sul fatto della Super Pole. Secondo me, bisogna arrivare alla Super Pole per evitare queste cose qui. Sì, anche se però la Super Pole, allora capisco il discorso della Moto 3 anche per questione di sicurezza, per la MotoGP però non è spettacolare come è questa formula, secondo me. Questa è la mia opinione, Loris. Non so Non è spettacolare come questa formula perché Perché, comunque beh, a me sono dei personalmente, no, dico che a me personalmente vedere uno che gira da solo, no, non mi dà l'emozione che vedere che sono tutti assieme, che uno si migliora, poi arriva un altro e gli porta via per un decimo il tempo, poi magari c'è quello che sfrutta la scia. Insomma, c'è una serie di combinazioni che secondo me, sono più spettacolari. Però, un'opinione personale, naturalmente. Sì, no, può essere, può essere. Io sto solo dicendo che per evitare queste cose l'unico modo è la Super Bowl, non ne trovo altre. Assolutamente, sì, no, beh, questo è assolutamente sicuro. Ecco, invece parliamo di Valentino Rossi, naturalmente dobbiamo parlarne. Allora, lui oggi è stato piuttosto chiaro, non ha detto è stata colpa della Michelin, ma è stato piuttosto chiaro, perché ha detto fin dal giro di ricognizione non avevo grip, la gomma vibrava, si è alzata troppo di temperatura e poi sono anche caduto e io giravo 7 decimi più lento rispetto a quello che facevo in prova. Ti convince? Sì, perché no? Ovviamente se Valentino Rossi dal giorno prima al giorno dopo rallenta di 7 decimi al giro, qualcosa gli è successo. Non credo che un giorno in più di vecchiaia gli possa far perdere 7 decimi al giro. Qualche problema lo deve aver avuto, come qualche problema lo deve aver avuto Morbidelli, ovviamente. Ma lo stesso Quartararo. L'ho sentito dire che oggi le Yamaha hanno perso tutte velocità, avevano perso tutte velocità, tutte e quattro, la sua compresa, e che invece si è stupito del fatto che invece la KTM di Olivera fosse invece aumentata, migliorata. Beh, infatti Loris, quando Quartararo è andato in testa, io ero tra quelli convinti che sarebbe scappato via. E invece Olivera è rimasto lì per 2 giri finché l'ha risuperato. E non c'era ancora il problema della tuta, era solo in difficoltà Quartararo rispetto a quello che si era visto nelle prove. Insomma, mi sembra abbastanza evidente, no? Sì, ecco, non c'era ancora il problema della tuta, forse lo sa solo lui però.
Perché se è vero che la tuta se l'è aperta da solo, come un Marshall che evidentemente ha la sfera di cristallo, ha capito che se l'è aperta da solo. O non so se c'è un'immagine, magari, noi non l'hanno fatto vedere, non so se magari. Se se l'è aperta da solo vuol dire che se l'è aperta perché aveva dei problemi. Quindi sapere quando sono iniziati quei problemi è un po' duro, lo sa solo lui. Sì, lui non l'ha detto questa cosa, però boh, sì, in effetti non lo sappiamo. Senti, invece per chiudere l'Aprilia, che stava andando bene con Aleix Espargaró, però è caduto, tra l'altro Aleix Espargaró, l'unico a partire con la gomma soffice al posteriore. Come la vedi l'Aprilia? Anche lì una grossa sorpresa, mi fa sempre più piacere vedere che ogni gara su tutti i circuiti c'è. Purtroppo sempre solo con Aleix, mi piacerebbe vederla davanti anche Savadori, ma ovviamente sto chiedendo troppo perché non ha ancora l'esperienza evidentemente per poter guidare una MotoGP al limite. Però grande, poi quando vedo le velocità, insomma, vuol dire che hanno lavorato veramente molto molto bene. Io non credevo che ci potessero arrivare perché pensavo che il loro budget rispetto alle concorrenti fosse molto limitato. E il Dovi con l'Aprilia? Cosa dici tu? Lo sai che non lo so, non l'ho ancora visto dopo che ha provato la preghiera, quindi non gli ho chiesto sensazioni dal vivo e non so dirlo. Io continuo a rimanere dubbioso che lui torni in MotoGP. Oggi, tra l'altro, ha corso, credo, la prima gara del campionato italiano di motocross, prima gara sua, non la prima gara del campionato italiano. Insomma, io lo vedo. Per come lo conosco io, a me sembra che abbia un po' staccato con la testa dal mondo della MotoGP, ma è una mia impressione personale. È probabile, io ho più o meno la stessa impressione, ma ripeto, non lo vedo da tanto tempo, nonostante abitiamo molto vicini, però ogni tanto ci incrociamo con la macchina, ci facciamo i fari e ci siamo. Ma più di quello non so. Ok, allora vado un attimo a vedere la classifica della Moto2. Ha vinto Remy Gardner davanti a Raul Fernandez e terzo Vierge, quarto Bezzecchi, abbiamo Loves sesto che è un po' in difficoltà, Arbolino tredicesimo, Vietti quattordicesimo, Corsi sedicesimo, Bulega diciassettesimo e Baldassarri 23esimo, Manzi 24esimo. Remy Gardner, seconda vittoria consecutiva, l'anno prossimo in MotoGP. Come lo vedi in MotoGP, Gardner? Molto bene, secondo me ancora meglio che sulla Moto2, perché ha Anch'io. uno stile di guida decisamente arrembante più da MotoGP che da Moto2. Ma ti ricorda il padre in qualche maniera o no? Ah beh, quando vinci ricordi certamente un vincente, quindi il fatto che si chiami come lui non può far altro che farmelo ricordare molto bene. Sì, la grinta mi sembra quella. Ci ha messo un po' ad arrivare a essere competitivo, però insomma adesso sta dimostrando di essere uno molto veloce. Devo essere sincero, ci ha messo un po' a diventare costante, perché lui è sempre Vero. stato a tratti molto veloce. Beh, però la prima gara mi sembra l'abbia vinta, no? L'anno scorso, l'ultima gara a Portimão, quindi ci ha messo comunque anche qualche anno a vincere la prima gara. E poi, come Sì, dici tu, quest'anno ha trovato anche la costanza. cadeva molto, faceva molti errori, però la grinta in traverso ce l'aveva già. Ecco, invece di Moto3 che abbiamo già parlato all'inizio, leggo soltanto la classifica. Alla fine, dopo tutto quel casino, ha vinto Garcia davanti al Coba, Onciu terzo perché Masià è stato retrocesso di una posizione, primo degli italiani, Nicolò Antonelli ottavo, con Pedro Acosta settimo, Nepa decimo, Fenati undicesimo, Bartolini tredicesimo. Abbiamo già parlato prima di quanto accaduto all'ultimo giro. Qua chi è che ti piace moltissimo, al di là del solito Acosta, che è naturalmente quello che colpisce più di tutti? Trovarne un altro, cioè, una volta detto lui, mi sa che hai detto tutti. Poi dopo di Abbiamo bravi ce finito. ne sono tanti, però lui fa la differenza.
Eh sì, assolutamente. E anche oggi comunque poi lui è stato coinvolto nel casino, anzi forse è stato l'unico che ha cercato di liberarsi in qualche maniera dalla follia che stava facendo al Coba e insomma poi invece poi è rimasto invischiato nel gruppone. Caro Loris, se non abbiamo nient'altro su cui litigare, direi che abbiamo finito. No, siamo a posto. Vado a sistemare la scrivania. Sistema le idee e la scrivania. Prima la Allora, scrivania è più facile, dai. esatto. Amici appassionati di moto, domani dopo GP alle ore 18 con Nico Cereghini e l'ingegner Bernardelle. Domani ci sono anche i test della MotoGP qui a Barcellona. Io sarò qui a Barcellona e sul sito troverete la diretta, gli aggiornamenti in diretta dei test. Ringrazio Luciano Lombardi in regia, ringrazio Moto.it per la passione che ci mette e soprattutto ringrazio te, Loris Reggiani, per essere stato mio ospite. Grazie, Loris. Ciao a tutti. Ciao Giovanni, ciao a tutti. Ciao, Loris. Buona serata.